Bentornati con una nuova parte della guida in italiano a Pokémon X. Siamo arrivati nella nuova città, ovvero Temperopoli, una bella città marina. Quando ero piccolo ho visto un allenatore con un Ampharos straordinario qui alla Baia Azzurra. Oddio, allusione a Gold? Potrebbe essere. Comunque io amo le città marine, amo il mare, amo l'acqua. Infatti non so se avete notato, ma molti dei miei Pokémon preferiti sono di tipo acqua. Il tipo acqua è anche il mio tipo preferito. E amo le città marine. Non a caso, adesso non c'entra nulla, ma lo voglio dire, il mio gioco preferito della saga di The Legend of Zelda è Wind Waker, in cui appunto bisogna andare per le isole, è tutto incentrato sul mare. Infatti su Multidark World trovate anche l'unboxing della Limited Edition, andatelo a guardare! Ok, basta farsi autospam. Ciao pescatore, ciao allenatore in viaggio, ti piace la pesca? Sì, dai, dammi l'amo buono, vai, fantastico. Lo sapevo che eri tu. Bene, bene, bene. Oh, di qua siamo già sul nuovo percorso? No. Stazione costiera. Scusate. Da qui parte la monorotaia che porta al centro Pokémon e la palestra Pokémon. Monorotaia, wow. Quindi la città è separata dalle due cose importanti delle città. Bene, qui c'è un bel faro. Inutile come quello lì che si trova in giochi di terza generazione. Ah, ok. No, pensavo da questa parte ci fosse la città. Invece no, questa qui è soltanto, diciamo, il porto, il molo, più o meno. Smettila di squelettare, ti prego. Ciao. Che starà succedendo alla centrale di Kalos? Pare che a Luminopoli arrivi meno elettricità del solito. Infatti, ci sono molti tizi uguali a voi che non mi fanno passare. Antipatici. Che divertimento prendere la monorotaia per andare al centro Pokémon. Di qua c'è il percorso? No. Cosa c'è di qua? Oh, va bene. Vuoi provare il mio quiz sull'MT? Puoi vincere la MT in questione. Va bene. Domanda, se dirmi qual è questa mossa? Se chi la usa non ha strumenti infligge un danno ingente al nemico. Acrobazia, credo. Mi sembra proprio acrobazia. Risposta esatta. Come promesso, eccoti un MT. Wow, otteniamo acrobazia. Ottima mossa, veramente ottima mossa. Poi nel fuoriparte ho un po' di modifiche da fare al team. Ho anche gli avanzi che devo ancora dare. Quindi poi si vedrà. Comunque, acrobazia è un'ottima mossa. Oh, andiamo ad incontrare Mister Fratellanza, va. No, andiamo. C'è una forza misteriosa che non vuole farmi andare da Mister Fratellanza. Ciao. Ok, qui c'è la stanza vuota, classica, vero? No, no, avete rovinato una tradizione. Avete rovinato una tradizione, però vabbè, almeno ci dà qualcosa. Fiocco indolenza. No, dov'è? Game Director, ciao Game Director. Vedo che stai cercando di catturare più Pokémon che puoi. Quando ne avrai un bel numero, portami il tuo Pokédex. Ah, ok, lui ci darà praticamente il certificato alla fine. Grande. Ma dov'è Mister Fratellanza? Uffa. Ormai era una tradizione. Avete rotto due tradizioni in un minuto. Quella della seconda stanza vuota e quella di Mister Fratellanza negli alberghi di tutte le città. Siete dei mostri. Io vi farò causa, Game Freak. Avrete presto mie notizie. Ora, basta dire sciocchezze e andiamo avanti. Ciao. Magikarp. What? Ok, entriamo. Professor Platan e Dianta, salve. Oh, Dlarz! Congratulazioni! Vedo che finalmente hai tutto il necessario per la mega evoluzione. Una mega pietra per il Pokémon e un mega cerchio per te. E naturalmente anche un forte legame che vi unisce. Un legame? Secondo le mie teorie, il legame tra allenatore e Pokémon è la chiave per scoprire il mistero di questa nuova evoluzione. Ma cos'è esattamente questo legame? Perché la mega evoluzione è attestata solo a Kalos? Restano ancora tante domande senza risposta. Beh, è come Pokémon leggendari di Kalos. Esistono solo a Kalos e non in altre regioni, no? Lei è fottutamente intelligente. Giusto? Ma certo! Ottima osservazione! Più si scopre, più c'è da scoprire, non si finisce mai di imparare. Ah, che sbadato, ero venuto per darti questa. Otteniamo. Anche volo, vai! Surf e volo. Una più vicina dell'altra. Se usi una mossa nascosta volo, potrei raggiungere in un istante tutti i centri Pokémon che già ho visitato. Bene, ora devo andare, a presto, Dlarz! Arrivederci, Dianta. Quando recito, focalizzo sempre la mia attenzione sui punti in comune che ho con il personaggio che interpreto. Scusate, ogni tanto sono. Solo così posso calarmi appieno nella parte. Se mi concentrassi sulle differenze, penso che mi annoierei in fretta. Beh,
Beh, ora non voglio annoiare. Non ti voglio annoiare con questi discorsi. Non voglio annoiare te, non ti voglio annoiare, la stessa cosa. La prossima volta che ci incontreremo faremo una lotta, ok? Bye. Cestino, ti ho visto. No, è vuoto. Benvenuto, vuoi salire sulla monorotaia? Yes. Eccoci qui. C'è un cestino. Ah, oh, dannazione. Stazione Montana, la monorotaia parte da qui. Oh, centro Pokémon. Dobbiamo curare i Pokémon? Sì. E dobbiamo anche depositare Lapras, che tipo con il condivisi di esperienza è salito a livello 31. Così a random, ma va bene. Ok, deposita. Mettiamolo nel box dei Pokémon più rari. Ok, possiamo andare. Cos'è stato? Uno dei miei cassetti ha schioccato, ora uscirà un goblin da lì. Curiamo la squadra. Ok, benvenuti a Temperopoli, città costiera. Ciao. Aspetta, cosa? Ho guardato il mio reptile vicino alla centrale. Ok. Datemi la pietra solare, devo far evolvere il reptile. Temperopoli, dove le colline incontrano il mare. Hi everybody. Come, come? Ah, ok, sì, Zania, sì, scusate. Bambino, almeno tu dimmi qualcosa di importante. Ora, qualcosa di importante. Sarebbe il colmo, io scoppierei a ridere e la parte andrebbe a quel paese. Ehi, signore. Posso sedermi vicino a lei? Beh, sa, insomma, la vita è una... Ok, basta. Basta. Ok, grazie per l'informazione. Non riesco a entrare, questi dannati pattini sono difficili da usare. Ciao, Furfro. Comunque, quanto si vede che sono ispirati alla Francia. Sono tutti vestiti con il tuppetto sulla testa. Proprio tipico dei francesi. Hai. Lotto in triplo, ci sono anche qui. Oh, dannazione, sono la mia rovina. Come, come? Aspetta. Ho sentito una canzone che si chiama Chi non ha orecchie per intendere. La vuoi sentire? Va bene, vai. Bene, mettiti comodo e prendi qualcosa da bere e goditi la musica. Wow. Vai. vabbè, sì, grande. Quale Pokémon ha imitato? Non lo so. Sparo, Venusaur. No, cavolo. Riproviamo. Amaura, questo si capisce. Poke Gingillo. Wow, sapevo che si poteva ottenere uno strumento per questo ritentato. Comunque è bellissima la musica che abbiamo sbloccato di sottofondo. Un po' come in bianco e nero, che c'era tipo nella città il pianoforte e la batteria da aggiungere alla musica. Bello. Di qua non ci interessa per ora, credo. Cosa c'è? Quindi, bambina, dimmi. Ok, niente. Anche tu, bambina, dimmi. Ehi là, strumento. L'astracielo. Oh, guardate come si vede lì in basso. Il percorso, il molo che abbiamo fatto, l'entrata della monorotaia. Anche se è stato fatto un po' schiacciato, però va bene. Sì, piovischio è una grande natura. Per quel poco che ho battlato in vita mia, e fidatevi, non sono capace... Avevo sempre il team Rain, il team Pioggia Danza con Piovischio, eccetera, eccetera. Molto bello da usare, divertente soprattutto. C'è altro da fare qui, non direi. Quindi andiamo da questa parte. Ehi, Serena. Scusa il ritardo.
Vorrei tanto vedere in cosa consiste la mega evoluzione. Certo, sta a te scegliere se fare mega evolvere il tuo Pokémon, ma mi piacerebbe assistere con i miei occhi a un evento tanto straordinario. Bene, adesso che abbiamo Blaziken, possiamo ottenere anche Mega Blaziken, quindi perché no? E ci manda il suo Meowstic, come sempre. E mandiamo Helioptile. Ok, il primo Pokémon cerchiamo di farglielo fuori. Poi magari switchiamo dopo. Schermo luce, ovvio. Come sei prevedibile, Serena, come sei prevedibile. Ora tipo non gli toglierò nulla. Come non detto. Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Vai Blaziken, che è arrivato con il condivido esperienza a livello 37. Non lo uso da un sacco di tempo. Oh, che bello usare Blaziken. Ah, dannato. It's time for... No! Perché non me lo fa mega evolvere? Alla Blaziken... Dani, gliel'hai tolta. No, no. Mi sa che gliel'ho levata. Gliela devo rimettere, ok. Usa calcio ardente. Ok, fuori uno. Livello 38. Blaziken sale così, con uno schiocco di dita sale di livello. Oh, Helioptile livello 32, ottimo. Amaura livello 31. Amaura si evolve al 40 alla fine. Adesso ci manderà Absol, io mantengo ovviamente Blaziken, super efficace con doppio calcio. Double kick! Fatality! Ok, non date peso a quello che ho detto perché oggi ho giocato a Mortal Kombat, bellissimo. C'è qualche fan di Mortal Kombat qui che guarda i miei video, è veramente un ottimo gioco. Sempre amato tutte le versioni di Mortal Kombat. Ok, io direi che possiamo mantenere Blaziken per tutti e tre i Pokémon, dato che è ancora Quilladin. Pensavo di trovarmi davanti un Chestnut, invece no. Comunque il team di Serena è molto insolito, un tipo erba, un tipo psico, un tipo buio, insomma, non è un granché come team. Mi dispiace Serena, mi dispiace, su non piangere. Sei un allenatore davvero interessante. Usciamo insieme quando vuoi. Siamo partiti insieme da Borgo Bozzetto, ma percorrere la stessa strada non significa ottenere la stessa forza. Cos'è che fa la differenza? Beh, io sono Dlarz, tu no. Beh, comunque, fa vedere chi sei in palestra. E palestra time! Andiamo a farla in questa parte, andiamo a farla in questa parte? Va bene, dai, vi accontento. Però prima andiamo a curarci i Pokémon. Tra l'altro non so di che tipo sia la palestra. Quindi, boh. Spero che non sia un tipo troppo complicato. Tipo acciaio. No, tipo acciaio no. Oppure tipo elettro. Spero che non sia nulla di troppo complicato. È una città costiera. Quindi sarà di tipo acqua la palestra? Può darsi. Spero che sia di tipo acqua. Palestra di Temperopoli. È di tipo volante? O di tipo erba anche, potrebbe essere. Ehi. Hey. Salve, futuro campione. Il vecchio Amur è un esperto... Ok, tipo erba. Bene. I'm in! Perché abbiamo Blaziken e anche Amaura che conosce mosse di tipo ghiaccio, quindi siamo proprio troppo dentro, siamo troppo dentro. Alleniamo Amaura, approfittiamo di questa cosa. Mettiamo Amaura davanti e here we go! Yeah! Epico! Questa qui è una delle cose che si erano viste nel gameplay trailer, me lo ricordo bene. Quel favoloso 8 gennaio. Yeah! Sono un parkourista. Potere del verde a me! E il potere della natura! Immagino che questa sia la palestra preferita di un certo mio amico. Ciao Poketonks, come stai? Ok, sconfitto il primo. Andiamo avanti. Prima di andare di là però vorrei esplorare prima cosa c'è da quest'altra via, perché sono un tipo che esplora tutto, sono un maniaco dell'esplorazione e dei cestini dell'immondizia nelle case delle persone. Ma ormai tutti quelli che mi seguono lo sanno bene. Ragazzi, che voi siete pigri, altrimenti vi farei tipo un contest, disegna una
una stupidaggine caratteristica delle parti di Dlarz, tipo il cestino della spazzatura che si ribella a me e dice non troverai mai niente dentro di me. Oppure, quali sono altre mie caratteristiche? Sì, sclerare nelle guide di Poképark che ho fatto quando cado da altezze stratosferiche. Ci sono tante mie caratteristiche nei let's play che affiorano, ma voi siete pigri, quindi non vi chiedo di fare nulla. Non organizzo nessun contest, mi dispiace. Siete cattivi con me, io sono cattivo con voi. Or dunque. Ciao. Salve sfidante, coraggio, vediamo la tua squadra. Ok, abbiamo sconfitto anche lui, però dobbiamo revitalizzare Amaura, che purtroppo è andato KO, mi dispiace. Amaura, revitalizzante, ok. Ora, usiamo una bella super pozione su Amaura e proseguiamo. Di qui c'è qualcosa oppure no? Aspettate, prima vediamo cosa c'è da quella parte. Vediamo cosa c'è qui in alto. Non c'è nulla. Oddio, non c'è nulla qui in alto. Beh, utile. Direi proprio di sì. Ok, da quella parte. Salve. Condividerò con i miei Pokémon la gioia della vittoria. E un altro Pokémon Ranger sconfitto. Adesso scendiamo qui. Anzi no, saliamo. Pardon. E ormai non dovrebbe mancare molto al capo palestra, almeno spero. Qui cosa si fa? Si sale o si scende? Ok, si sale. Adesso qui c'è da vedere dove andare, di qua o di qua. Dunque, proviamo prima da questa parte. C'è una Pokémon Ranger. L'unione tra me e la mia squadra mi darà la forza per vincere! Ok, adesso io direi di togliere il condividi esperienza. Non, come? Aspetta, ho sbagliato. Ah, ecco, infatti, ho messo la bici, scusate. Utilizziamo un altro revitalizzante su Amaura, è andato di nuovo. Non mi dire che li ho finiti, perché... Amaura, caro, abbiamo finito i revitalizzati. Ah no, ce l'abbiamo. Scusami, è stata una svista. Sapete, gioco in una posizione scomoda, non è che vedo chissà quanto. Una bella pozione. Diamogliene un'altra. Perfetto. Allora, di qua si scende, però io prima vorrei... Vabbè, andiamo prima di qua, va. Ah no, di qua si sale. Però io ho saltato una cosa, quindi ritorniamo di nuovo giù. Forza. Di qua. Lo sapevo, dannazione. Forza. Ditemi che siamo arrivati. Stiamo impiegando veramente tanto tempo. Ok, siamo arrivati. Bene. Ciao Amur, bellissima, mio Dio, bellissima come palestra. Ok, con chi partiamo? Partiamo con Amaura ovviamente. Sì, dai, diamogli fiducia. Tra l'altro anche tuo Nonda, quindi qualcosina in più. Ciao Amur. Oh, bene, ce l'hai fatta ad arrivare, sono Amur, il capo palestra. Hai gradito la piccola prova atletica tra la vegetazione della mia palestra? È solo il primo passo per riconoscere l'erba buona da quella cattiva. Questa frase ha un doppio senso. Allora, vuoi metterti alla prova? E parte la nostra quarta sfida in palestra contro Amur.
Che ci manda Jumpluff per iniziare. Jumpluff, Pokémon molto molto carino. Andiamo con Amaura, avrà tre Pokémon. Dunque, partiamo con Tuononda. Lui usa Parassiseme. Aia, ci hai fregato la tattica. Tuononda. Iniziamo già a diminuire le chance di far andare il povero Amaura KO, dato che incassa male i colpi, purtroppo. Ora, dato che siamo sicuramente più veloci dopo il Tuononda, usiamo Raggio Aurora, che è super efficace, quindi... Tra l'altro dovrebbe essere anche 4 per, perché è un volante erba, Jumpluff. Quindi ok, grandissimo Amaura, bravissimo, sali anche a livello 33, ottimo, molto bravo Amaura. Ora, Weeping Bell, io farei rimanere Amaura finché se la riesce a cavare. Utilizziamo ancora Raggio Aurora, tanto siamo comunque più veloci di Weeping Bell. No, dai, potevi finalizzare. Aia, Velen Polvere più Parassiseme. Doppi guai. Ok, dobbiamo sbrigarci a vincere. Perché voglio... Mi piacerebbe concludere la palestra con Amaura, quindi... Allora, utilizziamo... Ho paura che utilizzi una super pozione o qualcosa del genere, quindi vado con... Esatto, bravo, bravo Dlarz, vai comunque con Raggio Aurora. Fai brutto colpo, vai! No, cavolo. Ora potrebbe usarlo di nuovo, quindi vado ancora con Raggio Aurora. Esatto, infatti uso ancora Iperpozione. Perfetto! Fantastico Amaura, se la sta cavando veramente molto bene. Ultimo Pokémon dovrebbe essere di sesta generazione. Chi sarà? Gogoat! Gran bella scelta. Ci manda Gogoat. Dunque, io dovrei usare qualcosa per curarmi contro Gogoat. Però, dato che comunque Amaura andrebbe lo stesso KO, ne sono sicurissimo. Vado con Raggio Aurora, cerco di fargli più danno che posso. Cavolo, battiterra. Amaura, sei stato bravissimo. Tranquillo, tanto ho giusto qui la persona, anzi il Pokémon, che ti vendicherà davvero per bene. Non è niente di che, solo un Blaziken a livello 40, che è salito tra l'altro a livello 40 con il condividi esperienza, non l'ho neanche allenato. Ecco, e si conclude subito la storia del triste Gogoat. Sconfitto anche Amur! Il legame di amicizia con i Pokémon si forma col tempo, inutile affannarsi. La tua squadra ha fiducia in te, tu credi nella tua squadra. Questa lotta mi ha rincuorato. Come premio per la tua vittoria, ecco a te la medaglia pianta. Medaglia pianta. Ora che ho ottenuto la medaglia pianta, potrei usare la mossa volo anche durante le tue esplorazioni. E Pokémon fino a livello 60, inclusi quelli ricevuti con uno scambio, seguiranno sempre le tue istruzioni. Ma aspetta, voglio darti anche questa, te la sei proprio meritata. E otteniamo l'Acerboso, ottima mossa. Se avete un Delphox, insegnate l'Acerboso a Delphox, perché ci sta molto bene. Usando l'Acerboso puoi intrappolare il nemico con dell'erba e farlo cadere. Più il nemico è pesante, più la mossa sarà potente. Le piante che crescono facendosi strada anche nell'asfalto sono straordinarie. Anche no, la loro forza è sbalorditiva. E abbiamo sconfitto anche Amur, adesso si dovrebbe aprire il passaggio. Wow, adesso ce la facciamo tutta in discesa, yay! Ora ci dovrebbe essere l'epicità. Wow, sì, viva lo scivolo. Ok, possiamo vederlo? Sì. No, che cosa brutta, volevo vedere tutto il percorso. Vabbè, fa niente. Wow, in poche parti abbiamo fatto il passaggio fra due medaglie e quattro medaglie, ottimo. Adesso torniamo in città a curarci e concludiamo la parte. Siamo andando? Ok, stiamo andando molto avanti nel gioco in queste ultime parti e sono molto felice perché... Tipo arrivato quasi alla 25. Non avevo fatto granché. Però adesso abbiamo 4 medaglie. Metà del gioco è fatto. Metà del gioco in senso delle medaglie, non del gioco. Vabbè.
Niente, evito di dilungarmi in altri discorsi. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima parte di Pokémon X.